Ci hanno detto che dobbiamo stare 10 minuti qua prigionieri. Ma lei, un'ora e mezza. Ma perché non vi fate fare il nome da 10 minuti? Di là, di qua, di là, ognuno esce e va e cammina. Perché da singoli cittadini voi volete andarvene, chiaro? Allora, vediamo se vi fate passare. Bene, bene. Marco, ma questo qua è il pensiero tuo o il pensiero dei dirigenti della polizia? Allora, tu sei un cittadino e puoi camminare da cittadino. Ma non mi sembra però. E non mi sembra. 10 minuti. Cioè, non mi sembra. Gli diamo 10 minuti. Poi se vogliono fare abuso, fanno loro abuso. Ma questa è la dittatura che sta prevalendo nel nostro paese. È stata fatta una regolare richiesta sia alla questura di Roma che al comune di Roma, perché addirittura ho previsto un camper perché loro intendono rimanere lì pacificamente davanti Montecitorio anche stanotte, sono lavoratori che dormiranno a terra e quindi il comune e le istituzioni avrebbero dovuto dare un minimo di supporto anche logistico, un bagno dove andare a fare pipì, e invece no, vengono trattati non solo come extracomunitari ma vengono trattati come animali che oggi devono stare qui confinati e non possono neanche uscire da questo spazio nel quale sono stati rinchiusi. Vabbè, chiama questo. Siccome è inutile, ce la vogliamo andare. Tu te ne vuoi andare per fatti tuoi? Vai, va, vai con Barbara. Televisione. Andiamo, c'è andato, c'è andato. La dichiarazione è scritta, la manifestazione è sciolta e noi ce ne andiamo. Viva l'incontro con il è un cittadino che se ne vuole andare. Scusa, no, a me manda buscata, no, facciamo, facciamo. È un cittadino che se ne vuole andare. Guarda quella parte. No, non ti fanno passare, non ho capito il motivo. Siamo in un paese democratico, non è possibile, è una vergogna. Ho vinto per lì, la dovete finire, non basta, state esagerando. Ma che stanno giocando? Il vicolo per una piazza di Roma è da un'ora e mezzo abbondante, ci vietano proprio il passaggio fisico. Qua in presenza della Digos, di tutta questa poliziotti, sembriamo che ci hanno trattato come un branco di delinquenti. Noi voglio chiarire che non siamo delinquenti, sono lavoratori che da 70 giorni stanno facendo sopra. Noi per il momento sciogliamo la manifestazione, ce ne andiamo perché non possiamo essere qui reclusi, prigionati da voi, dallo Stato che anziché difenderci per i posti di lavoro invece dice questi, e ce ne andiamo. Quindi la manifestazione è sciolta, chiedo alla polizia di farci passare, vogliamo ritornare a casa. Siamo liberi cittadini, possiamo andarsene, possiamo lasciare, oggi siamo sequestrati, se no dici che siamo sequestrati, portateci in prigione allora. Un attimo. Portateci in prigione, vogliamo andare in galera, va bene? No.
sta cosa, allora. Ragazzi, vieni qua. Come dobbiamo fare? Ma chi vuole uscire? No, no, nessuno. No, 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 sono dei singoli cittadini che vogliono uscire. Marco, è un attimo. No, non possono sequestrare. Sì, con questa stampa. Non si possono sequestrare i cittadini qua. La parola nostra a coloro che hanno un ordinamento gerarchico all'interno non vale, quindi deve arrivare il capettino di turno e gli deve dire che possiamo andare via. Ultimi 5 secondi. Abbiamo provato a forzare, abbiamo provato, ma ci hanno respinto e non ci hanno fatto uscire. Anche noi democraticamente gli abbiamo detto, ma perché ci avete imprigionati qui dentro? Che è più di un'ora e mezza che siamo qua, senza fare niente, a testimoniare che cosa? Noi stiamo difendendo solo un posto di lavoro, non stiamo facendo niente di male con nessuno. Intanto non ci fanno uscire, non ci fanno uscire. Quest'ora... Lo riprenda a quest'ora, che non ci fa uscire. Lo riprenda. Che ore sono? 12 e 10. Ci sono. Però viene a piedi là. Cambiato voi tu. Non fanno uscire, signorina? No, non fanno uscire. Siamo ingabbiati. Questo è il governo democratico. Col ministro. Andare, via, andiamo, forza, forza, ragazzi. Dai, forza. Andiamo. Sei stato tu il colpevole! Battuta, chi è da strumentalizzare? Noi stiamo qua per ci allontanare! Quattro papà, quattro poveri, chi stanno da piazza qui e si credino hanno fatto? Hanno fatto da gente di 70 anni! Hanno fatto. 30, stanno già a piazza Montecitorio! Ma che credevate? Di prenderci per il culo, credevate? Stanno a Montecitorio! Devi fare le fotografie! Ne leggi dai pareti, non sei così grosso! Facciamo pure noi, dai! Faccio fotografia! Se ne rendono conto, la figura è merda che hanno fatto!
Siamo 30 in un vergogna! No, scusa, avete picchiato lavoratori dell'Iris, scusa, che sono già a piazza Montecitorio. Guarda che cazzo avete fatto! Sì, aprite! Avete picchiato un anziano, vergogna! Vergogna! Siedi! Siete proprio dei morti di fame, siete morti di fame! Quest'ora, perché l'abbiamo preso per il culo da stamattina? I lavoratori della IS sono già a piazza Montecitorio. Rimane qua! Sui pullman non sale nessuno! Facciamo fare la sfilata dei pullman! Così ci facciamo fare la figura in me! Questo è il risultato! Questa è l'Italia, armato! Capo oltretutto un figlio degli sui! Le unghie di... guarda! Mi faccio mandare lì! Appena cosa hanno detto? Che sono 11 feriti i poliziotti? Ma chiedo scusa, cioè 200 poliziotti, 30 lavoratori, 11 feriti. Maronna, ma che abbiamo fatto la guerra? Quando è? C'è un Kalashnikov, vabbè, ma quelli così devono fare. Sbaglio, gli armati sono loro. Perché sono barrate? Perché poi secondo loro noi abbiamo picchiato a loro, così va a ferire. Vergogna! Vergogna! Vergognati! Vergognati! Sei stato colpevole, tu sei il colpevole! Ritirati, dimettiti! 10 vietti e 100 poliziotti! 10 vietti! Si è fatto male! Voi che si è fatto male? Si è fatto male! Vergogna! Si è fatto male! Che vergogna! 10